Due nuove esplosioni avvenute in mattinata alla centrale nucleare di Fukushima tengono alta la paura in Giappone. Questa volta è toccato al reattore numero 3, dove una fuga di idrogeno ha fatto saltare il tappo della struttura esterna. 7 persone risultano disperse e 9 ferite. In avaria anche il reattore numero 2, dove l'impianto di raffreddamento ha smesso di funzionare. Il capo di gabinetto riferisce che l'incidente è simile a quello avvenuto sabato al reattore numero 1 e assicura che al momento la struttura di contenimento interna non ha subito danni. Secondo gli esperti, ha aggiunto, il rischio di contaminazioni radioattive è basso. A Tokyo, che oggi è tornata a tremare per una scossa di assestamento più forte delle altre, gli abitanti tentano di riprendere le normali attività, anche se nel pieno dell'emergenza nazionale.